secondo me, se metti sulla rete concorrente, guarda, ti svelo una cosa. Se tu adesso metti sulla rete concorrente, c'è una coi riccioloni coi capelli tanti che annunciava quando eravamo piccolini le trasmissioni, amica mia e di Matteo. Beh, vi faccio vedere, visto che comunque sono cose di cui abbiamo già parlato durante la serata, perché le avete citate voi e mi avete rovinato anche le sorprese, maledetti. Eccola qui, la prima. È una voce che cura, cioè lei ha, ha una, cioè la voce, le frequenze, cioè è un fatto anche di frequenze, è un fatto, un giorno ti racconto le frequenze e ti dirò di più, che Andrea dovrebbe accordare la chitarra a 432 Hz, non a 440, ma riesce ad accordare a 432 Hz, questo è alleluia accordato a 432 Hz. Ecco, insomma, avete visto la faccia di Elisa, che era, insomma, non si capiva bene, insomma, Elisa è anche una brava professionista. Ecco, aspetta che ti ingrandisco. Ecco. Beh, qualcuno lo ha nominato. Sibaldi, poverino. Dicono che stia male. No, che comunque... allora, no, aspetta. Sì, no, attenzione a quello che si dice, insomma, ecco, gli angeli stiamo attenti, stiamo un po' attenti alle parole, ecco. Ma, no, molto attenti alle parole, parlo al medico. Sì. La sindrome del profugo. Yeah. Quell'altro con le orecchie grosse, cioè quell'altro ancora, ripeto, l'ho detto prima, quindi non, cioè, non sto dicendo cose oggettive, no? Pieno di tic. Sono tutte manifestazioni di problemi legati alla comunicazione di un qualcosa in cui non si crede affatto. Vedi delle, a parte uno stato cerebrale un po' deficitario, dei problemi fisici in me e Matteo. È la calvizie. Aspetta che ti faccio vedere meglio, Matteo, così dopo possono giudicare. La calvizie è un problema. Oltre allo ma non è una malattia, non è una malattia. No, a parte questo, relativamente a quella cazzata di Red Ronnie. Tanto le voci, le frequenze, le vibrazioni, sempre questi paroloni che vengono io penso lì. Che l'audio fosse sconnesso, ma è partito un vaffanculo. Cioè, sì, non sì. è possibile trasformare l'immensità delle combinazioni per cui sulla Terra arrivi un fascio di energia, quella che Matteo chiama corrente elettrica, che è un compendio di vibrazioni che dà forma e sostanza a tutto quello che è sulla Terra, e quindi il fatto che ci siano forme di diverso genere vuol dire che arrivano correnti in punti diversi di diverso genere. Non è possibile riassumere tutto questo, se sei una persona intelligente, attraverso l'accordatura di un La 432 Hz, oltretutto di una composizione che segue una annotazione con sistema equabile temperato e circolo di quinte. Per un motivo semplicissimo, il circolo di quinte fa così e l'universo fa così. Fisicamente, elettricamente, quando tu suoni una canzone con il sistema di note moderno, stai suonando un qualcosa mentre l'universo se ne va. È un po' come quando io vado in moto con mia suocera dietro. E la perdo subito, cazzo. È normale. È talmente intuitiva questa cosa che mi meraviglio che poi ci siano persone, non posso fare nomi, che continuano a arroccarsi su questa minchiata dei 432 Hz. Ma è bello sentirselo dire, cioè suona bene, io te l'ho detto la mia esperienza una volta, ho provato, cioè, l'ho portato allora, nella band e mi sono preso dei grandi cazziatoni dei miei compagni allora, di band. Poi finisco il libro, poi parleremo di questa storia di 432 Hz, come nasce e come viene sviluppata, no? Ma è come quando quell'altro dice che col riconoscimento della comunità scientifica
sostiene che quelli tiravano fuori con la pompetta l'anima dai mortali, ma il riconoscimento della comunità scientifica dov'è? Per il fatto che hai usato un sistema radar per guardare attraverso le mura della piramide. Ma stai dicendo due cose completamente diverse. È un uso distorto della comunicazione. PNL. Se tu dici non pensate a un albero blu, la prima cosa che fa la mente umana è focalizzare l'immagine di un albero blu. E questo lo sanno. Allora, nuovamente, io mi incazzo con le persone che difendono queste proposizioni, perché sono proposizioni che, raccontate a bambini in età 6-7 anni, e l'abbiamo fatto, vengono comprese nella loro totalità. Tu le racconti a persone laureate, con una posizione sociale, con apparentemente un quoziente intellettivo elevato, le vedi ipnotizzate a dire sì, però i 432 Hz l'ho sentita e mi dà un senso di benessere. Ma il senso di benessere lo percepisci con la tua mente, testa di minchia, non è il tuo corpo che lo recepisce. Anzi, il fatto che lo recepisca la tua mente e tu abbia la presunzione che il tuo corpo lo percepisca, stai enfatizzando la distanza fra la vibrazione e il tuo corpo a livello biologico. Però sei un operatore olistico. Questa cosa di 432 Hz la sosteneva anche Steiner. E quindi, cazzo, non puoi dire che Steiner sia un pirla perché sostiene la cosa di 432 Hz. Ma poteva essere anche il Papa, me ne frega una sega. Anche Matteo, se la sostenesse, è un pirla. Non la sostiene, quindi non è un pirla. Però... cioè, non credo che ne sappia qualcosa, cioè, no, non credo. Dopo, sono poco informato, sono molto... Scusa Matteo, prima volevo leggere un messaggio di Matteo Galantini, che è un amico, sì? Che scrive appunto, fa un riassunto, vabbè, gli alieni hanno letto l'oroscopo e Cheope ha acceso i chakra a 432 Hz. Potrebbe essere, sì, effettivamente plausibile. Vai Matteo, scusa. No, quello su cui io sono perfettamente d'accordo è questo, che all'inizio, quando ho iniziato a studiare, a cercare l'origine della malattia, non capivo bene l'effetto placebo, l'effetto nocebo, cioè la potenza che noi diamo al segnale. Quindi nel momento in cui io credo fermamente in una cosa, riesco a dare a questa cosa un valore aggiunto che va ad informare, quindi dare forma. Quindi se io credo che una frequenza in qualche modo mi faccia bene nei limiti del possibile, questa mi fa stare bene. Ma mi fa stare bene? Mi fa stare bene? Mi dà una sensazione di presunto benessere, che non è un vero benessere, ma è un effetto placebo. Come una diagnosi detta male crea l'effetto nocebo. Cioè, all'inizio io non capivo la potenza dell'effetto nocebo. Dopo che ho letto 20 pagine e sto parlando con la gente da 15 anni, una cosa detta da una persona a cui do una certa autorità in un certo modo, non dico che può essere mortale, ma ci si va vicino, eh? Anche quando quindi si sta in pena. Ma infatti Riccardo prima parlava proprio di salute, lui parlava proprio di salute. Sì, sì, sì. Di ripercussioni quindi sulla salute. Adesso io non entro in merito ai 432 di cui non sono così edotto, tuttavia è pur vero che se ti raccontano per 10 anni, 5 anni che questa cosa ti fa bene, tu dici credi di sentirti bene. Anche meno, ma Matteo. Di sentirti bene, oh, eh? Siamo nella casistica del bastoncino di Vanna Marchi, eh? Però dopo che ho visto delle persone che, come chiami tu, laureate, beh, io ti dico laureate e anche specializzate e anche con master, PhD e madonne, che indossano maschere, cappelli, guanti, si girano in celofanati, senza aver verificato che esista un virus, io non mi stupisco più. Quando poi ti dicono che c'è un buco che è 10 alla meno 9, è un virus che è 10 alla meno 13, quindi passa come un moscerino. Io dico che tenere la maschera, se esiste il virus, perché me lo devono dimostrare, tenere la maschera serve quanto pulirsi il culo con i coriandoli. Quindi l'esempio che cercavi era il salame in corridoio.
Sì, esatto, cioè, okay. È come usare un salame nel corridoio che... Okay.